Duceschi, nei giorni scorsi, il 28 febbraio, è stata celebrata la giornata internazionale delle malattie rare. Per quanto riguarda le malattie rare cardiologiche, ci può fare una panoramica? Il mio campo di interesse riguarda le malattie rare che sono causa di morte improvvisa in cuori strutturalmente sani, ma ci sono anche malattie rare associate a cardiopatie strutturali. Per quanto riguarda queste ultime, la diagnosi è più semplice perché proprio perché si manifestano con una cardiopatia strutturale, il riconoscimento del fenotipo, quindi del soggetto portatore della patologia, è più semplice perché emerge subito da un'indagine, diciamo, diagnostica di primo livello, qual è l'ecocardiogramma. Le malattie rare che sono causa di aritmie minacciose e di morte improvvisa sono legate a anomalie genetiche, molto spesso a trasmissione ereditaria, e sono quelle che noi chiamiamo comunemente canalopatie, vale a dire sono alterazioni di canali ionici che sono responsabili della contrazione del cuore. Queste alterazioni, proprio perché alterano l'omeostasi, diciamo così, delle cariche elettriche presenti nella cellula cardiaca, predispongono ad aritmie mortali che possono comparire in qualsiasi momento. Per esempio, la sindrome di Brugada è una di queste ed è tipicamente caratterizzata dall'insorgenza di aritmie maligne nel sonno. La Brugada, a differenza di altre, è caratterizzata da un aspetto all'elettrocardiogramma abbastanza tipico, che può essere presente all'ECG di base o può essere slatentizzato da un test farmacologico. Ovviamente bisogna sospettarla e il sospetto viene da un'accurata indagine anamnestica, vale a dire se il paziente ha una storia familiare di morte improvvisa inspiegabile, se il paziente ha in anamnesi degli episodi sincopali, cioè degli svenimenti senza prodromi, quindi senza sintomi premonitori, insorti in pieno benessere. Quindi questi sono i campanelli di allarme che ci impongono di fare un elettrocardiogramma di base che, se negativo, ma in noi persiste il sospetto di questa sindrome, che purtroppo non è così rara come si potrebbe pensare, si pongono indagini di secondo livello, cioè in regime di day hospital si sottopone il paziente a un test farmacologico, vale a dire gli si somministra con una flebo un farmaco particolare che si chiama, che è un antiaritmico, si chiama la flecainide, e questo farmaco ha il potere di slatentizzare l'aspetto elettrocardiografico tipico di questa patologia. Quindi c'è un'ereditarietà? Nella sindrome di Brugada l'ereditarietà è presente nel 50% degli individui, nel rimanente 50% può essere frutto di una mutazione sporadica. Esiste una cura? La cura esiste ed è sicura ed è una cura interventistica, appunto l'impianto di un defibrillatore, che sarebbe un apparecchio che è molto simile al pacemaker, che oltre a fungere da pacemaker, quindi dare al cuore dei battiti quando mancano, ha la capacità di riconoscere l'insorgenza di queste aritmie maligne e di interromperle o in maniera indolore con una stimolazione rapida che è indolore per il paziente, oppure erogando una piccola scarica elettrica che dal paziente viene avvertita ma è tollerabile. Esistono anche dei defibrillatori sottocutanei, quindi che non hanno dei sondini che entrano attraverso una vena
nel torrente ematico e sono avvitati nel cuore, ma il sondino decorre nel tessuto sottocutaneo, solo che questi defibrillatori sottocutanei possono fungere solo da defibrillatori, non da pacemaker. Cure farmacologiche soddisfacenti al momento non esistono. Si può associare un farmaco che si chiama idrochinidina al defibrillatore, ma non dà una garanzia di totale copertura al 100% come fa il defibrillatore. Aspettative di vita? Col defibrillatore sono quelle di un soggetto normale. Dottore, quanto è importante la diagnosi precoce e la ricerca in tal senso? Importantissima. La diagnosi precoce, il campanello d'allarme deve essere posto sempre in tutti coloro che hanno in famiglia una storia familiare di morte improvvisa. Per morte improvvisa noi intendiamo una morte insorta in pieno benessere in un soggetto non cardiopatico, per esempio le morti capitate nel sonno o durante attività sportiva, o morti in attese sul lavoro, eccetera. Oppure un altro campanello d'allarme importante è dato dall'anamnesi di episodi sincopali ricorrenti, quindi soggetti che soffrono di svenimenti non preceduti da sintomi.